Hotel Meridiana di Pesto, un incontro tra le attività turistico-ricettive e imprenditoriali dell'area di Comune di Capaccio e l'amministrazione comunale. Il tema, il referendum che si andrà a votare il 15 giugno sulla nuova denominazione del Comune. Capaccio Pestum, che cosa ne pensano gli imprenditori e cosa ci vuol dire l'amministrazione? Questo è il motivo dell'incontro di oggi. Siamo qui con il vice sindaco Nicola Ragni. Vice sindaco, allora, cosa pensa di questo referendum? Come risponderà la cittadinanza? Allora, il referendum è stato proposto dal Consiglio Comunale di Capaccio, che in modo unanime ha chiesto ai cittadini che cosa ne pensano della nuova denominazione Capaccio Pestum, cioè di aggiungere il nome Pestum a Capaccio. A me quello slogan che è stato creato ultimamente, Capaccio più Pestum uguale a Capaccio Pestum, è il vero slogan di questo referendum. L'incontro di questa mattina con gli operatori turistici, non so che cosa vorranno dire all'amministrazione comunale, però io penso che il passo che è stato fatto dal Consiglio Comunale sia il primo e secondo me deve essere anche l'ultimo. L'amministrazione comunale e il Consiglio Comunale non devono assolutamente, minimamente interferire nella votazione del referendum, perché i cittadini devono essere, a mio parere, completamente liberi, anzi non a mio parere, deve essere così, l'amministrazione comunale deve stare totalmente fuori dal referendum, ognuno a nome personale, singolo, ogni consigliere, ogni assessore farà le sue scelte, però io mi auguro effettivamente, poiché noi non faremmo altro che regolarizzare un qualche cosa che già esiste da 20 anni qui a Capaccio, cioè io ricordo dalla prima amministrazione Marino del 95 facemmo tutte le tabelle di ingresso al comune, benvenuti a Capaccio Pestum, e ci sono ancora oggi, quindi diciamo andremo a regolarizzare un qualche cosa che già esiste, senza nulla togliere ma aggiungendo qualche cosa. Infatti noi che lavoriamo nel settore turistico siamo consapevoli di come il nome Capaccio a volte sia quasi faccia confusione per chi ci viene a trovare, perché non capisce la distinzione tra Capaccio e Pestum e si domanda perché di questa forte frazione tra i due termini. Unirli insieme e aggiungere al nome del comune di Capaccio Pestum, sito UNESCO patrimonio dell'umanità, significa dare ancora maggior prestigio a questo territorio. L'unico problema che magari potremmo pensare avvenga sarà quello per la tabella lonistica stradale. Come avete pensato di risolvere questa questione? Allora, intanto la tabellonistica stradale, proprio in questi giorni stiamo facendo il bando per la nuova cartellonistica, che era già prevista, diciamo, già da un anno che ci stiamo lavorando, e quindi questa nuova tabellonistica ovviamente ricalcherà quello che saranno gli esiti del referendum. Io voglio soltanto dire che io sono capaccese del capoluogo. Sono un capaccese doc, nel senso che sono innamorato di Capaccio, però onestamente non vedo i motivi per dover votare no. Io penso che bisogna votare sì, perché, ripeto, è un'aggiunta che viene fatta a Capaccio, e poi Capaccio e Pestum sul nostro territorio sono le due entità, diciamo, più importanti dal punto di vista storico, sotto tutti i punti di vista. Capaccio e Pestum sono stati sempre legati e penso che con questo nuovo nome saranno legati ancora di più. Continuano le nostre interviste sul referendum per il sì a Capaccio Pestum con l'avvocato Luciano Farro, qui in veste di delegato per il sì e quindi di uomo che informa la cittadinanza, i cittadini, le persone sulle motivazioni di questo referendum. Allora Luciano, dacci qualche informazione al riguardo. Allora, non sono delegato per il sì, sono il delegato istituzionale per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali, non per il sì. Fermo restando la mia opinione che già l'ho espressa in consiglio comunale, per cui è nota a tutti. Allora, quale delegato devo cercare che tutto avvenga nella legittimità degli atti, anche dagli atti approvati dalla Regione Campania e quant'altro, anche sotto l'aspetto economico, bisogna tutto rendicontare e soprattutto che venga fatta la giusta informazione ai cittadini, e soprattutto che questo referendum soprattutto non sia un referendum politico, ma sia un referendum che parta dal basso, che abbia aspetti culturali, dove la gente veramente si confronti sulla necessità o meno. Bene. Una domanda tecnica specifica: quanto costa il referendum?
In pratica il costo del referendum è quello per le spese vive che la Regione Campania ha stanziato, dovrà essere tutto rendicontato. Le spese vive sono quelle che per la stampa di schede, per il pagamento degli scrutatori e per la pubblicità informativa. Benissimo. Più di uno mi ha chiesto ma è un costo per i cittadini. Io dico questi soldi che credo si aggiri complessivamente la cifra intorno a 70, 80, 90 mila euro, in effetti è una cifra che comunque viene spesa nel territorio, per cui è ricchezza per il territorio anche questa, anche se voglio dire parliamo di piccole cifre, ma sicuramente non è assolutamente uno spreco. Un'ultima domanda, da chi è partita la volontà di far vivere Capaccio insieme a Pessum e quindi di cambiare denominazione al comune? Quando è partita questa idea e quando ha iniziato a concretizzarsi? È partita che era, diciamo, nel programma di questa amministrazione, ma la volontà forte è stata quella del sindaco Italo Vuzza. Poi l'abbiamo tradotta in una delibera di consiglio comunale e di lì è iniziato l'iter. Lo ripeto, Italo Vuzza è stato, diciamo, quello che maggiormente ha creduto in questo, però tutta l'amministrazione, anzi direi tutto il Consiglio Comunale, non direi, è stato così, ha votato all'unanimità questa scelta per il cambio di denominazione. Che attenzione, questo non significa che sarà cambiato, perché il referendum prevede proprio che i cittadini lo scelgano. Come mai la voglia di organizzare questo incontro questa mattina? Questo più che un convegno è un incontro dibattito, perché sia il nostro consorzio che i rappresentanti delle maggiori attività produttive hanno già discusso di questo tema, approvando in pieno il cambio di denominazione da Capaccio a Capaccio Pestum, se non altro per, come dire, storicizzare qualcosa che già è così da diversi anni e che è già propagandato non solo dalle strutture ricettive ma da tutto il tessuto produttivo di questo comune come Capaccio Pestum. Quindi è una presa di dato dell'effettivo cambio anche istituzionale del nome. Le positive ricadute su questo territorio e soprattutto sulle attività ricettive grazie alla denominazione Capaccio Pestum che io credo voi già precedentemente utilizzavate? La ricaduta è soprattutto perché finalmente potremmo dire che la Pestum, una delle più importanti realtà archeologiche d'Italia, patrimonio dell'UNESCO, è contenuto nel comune di Capaccio e quindi evitare di fare tutte quelle spiegazioni come mai per venire a Pestum dobbiamo andare a Capaccio. Era più che altro per legittimare una situazione di fatto che noi già, come ho detto, propagandavamo ma che in effetti non era istituzionale. Un'ultima domanda, un monito, un richiamo, un'esortazione all'amministrazione comunale da parte delle attività turistiche. Lo faccio a lei questa domanda proprio perché le rappresenta un po' tutte quante. Ma il dibattito è appunto questo, è una richiesta all'amministrazione di continuare a procedere per rilanciare il settore del turismo, che al di là del nome che deve essere certamente approvato al referendum, ma che noi diamo già per scontato, ha necessità di ulteriori interventi che serviranno appunto a rilanciare questo settore importantissimo. Beh, allora in bocca al lupo, la stagione estiva è alle porte, speriamo di lavorare tanto e bene. Cosa ne pensa il sindaco davvero di questo referendum e soprattutto sull'utilizzo della doppia definizione Capaccio e Pestum? Beh, io penso che questo sia sicuramente un momento storico e un momento importante per tutta la comunità di Capaccio Pestum. Questo referendum ce lo sta chiedendo il mondo intero, ce lo sta chiedendo il mondo della cultura, il mondo degli studenti, il mondo delle attività turistiche, ma ce lo sta chiedendo proprio la storia. Perché comunque di fatto noi non stiamo cambiando, e questo lo voglio ribadire a voce alta, non stiamo cambiando il nome del comune di Capaccio, ma stiamo soltanto aggiungendo il nome di Pestum affinché questo territorio sia identificato con il nome e il cognome come territorio unitario. Siamo la stessa cosa, siamo una sola persona. È come se io, Italo Vuzza, fino ad oggi mi firmassi come soltanto col cognome Vuzza o soltanto con il nome Italo. O Vuzza
solo o Italo solo, non posso essere identificato, però Italo Vosa firmassi col nome e cognome sicuramente saremo pronti ad essere identificati nelle sfide di un mercato globalizzato, soprattutto nelle sfide di un mercato globalizzato a livello del turismo, quindi dell'accoglienza, con il nome e il cognome. Quindi saremo più, diciamo, visibili, saremo più riconosciuti immediatamente a livello mondiale. Quindi assolutamente non è un cambio di nome, ma è soltanto un'aggiunta di un, lasciatemelo dire, anche di una cosa che di fatto negli ultimi decenni già c'è, perché sindaci, amministratori, cittadini, imprenditori, quando dicono, già lo dicono Capaccio Pessum, o lo scrivono sul loro bigliettino da visita, oppure in un'intervista, di fatto già tutti quanti, dal primo all'ultimo, diciamo, abbiamo detto, l'abbiamo scritto anche sulle lapide all'inizio del paese, comune di Capaccio Pessum. Quindi noi non è niente altro che una presa d'atto, non stiamo cambiando assolutamente niente. Benissimo, cosa pensa sindaco che i cittadini esprimeranno nelle urne durante le votazioni? Crede che ci sarà un buon riscontro di positività? Beh, io mi spero, perché questo è il referendum, la prima cosa che voglio dire è lasciamo fuori la politica. È chiaro che l'amministrazione Vosa si è reso promotore di questa iniziativa, anche se ci sono delle delibere di consiglio comunali degli anni passati che già avevano un indirizzo in tal senso. L'amministrazione Vosa si è resa soltanto promotore, ha ripreso praticamente un discorso lasciato, diciamo, sospeso, però i cittadini devono valutare non tramite la bontà o le difficoltà che questa amministrazione potrebbe non avere nell'azione amministrativa, ma deve soltanto valutare il significato intrinseco e soltanto limitato all'aggiunta del nome di Pessum per valorizzare nel marchio, nel nome, nel mondo il nostro territorio. Grazie sindaco.